Radio Freccia. Le 9:36 minuti, ci siamo amici e amiche di Radio Freccia, è con noi attrice, autrice, da qualche tempo anche cantautrice, modella, rappresentante della Body Positivity nel mondo, Michela Giraud! Eccoci, ma quante cose! Abbiamo ricevuto il curriculum, c'è scritto solo nata, basta, sì, esatto. Quante cose, troppe cose! Troppe. Vogliamo Michela, tagliare sei qualcosa tu subito. Questa. Abbiamo detto poliedrica, ti piace come parola? Mamma mia. Potete anche mettere pagliaccio, per me non c'era assolutamente. Adesso il prossimo passo è iconica, poi abbiamo fatto tutto, quindi stai tranquilla. Non c'era iconica? La aggiungiamo subito. Guarda, è il tempo di una canzone, al massimo chiudi lì la porta del bagno, sì, e poi ci colleghiamo. Esatto. Tanto per capire. Senti, cosa sei venuta a fare? Io cosa sono venuta a fare? Sì. Schifo? No. Ah, Michela, tu avrai già capito, no? Nei fuori onda la simpatia dei miei due colleghi. Sì, loro sono la Jalappas quando t'arriva a casa, loro sono. Sì. Ok. Quando la ordini su Wish, ne ordini una versione. Quando la ordini su Wish. Esatto, certo. Quella è venuta male. Ho fatto una semplice domanda. Io mi scuso davvero per loro due, invece voglio parlare di mai, mai scusarsi, mai. Mai, brava. Ecco, brava Michela, insegnami tu come si fa. Allora, CCN è partita una nuova stagione da pochissimo e sta andando alla grande. Dove c'è la Jalappas, tra parentesi, ecco, tra l'altro. Sempre per legarci. Se li vuoi sostituire, guarda, noi ci siamo. No, per carità, Michela, non lo fare. Aspettato, magari per la prossima stagione. Dai, se avessi accettato. Stagione, sarò molto. Sì, è iniziato, diciamo, da un paio di settimane. E, oggi è venerdì, sì, benissimo. Ciao Michela. E stasera, insomma, c'è la terza puntata di CCN e Salotto, che sono due programmi. Non paga di avere già CCN. Io, insomma, mi hanno affidato anche un'altra mezz'ora di contenuti. Comedy Central, e sono due programmi completamente diversi l'uno dall'altro. Stasera, insomma, abbiamo per il Salotto ospiti gli attori Sorino e Spollon, Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon, e poi la grandissima fantomatica Paola Barale. Una gran figa proprio come persona. Abbiamo fatto un'intervista veramente, veramente bella. Quindi seconda serata, sì, è questa sera da non perdere. Ma tu hai debuttato anche al cinema, in un film, sì, un ruolo da co-protagonista. Maschile Singolare, questo film che andrà in onda dal 4 giugno su Amazon Prime Video, e che salutiamo sempre nei cieli, che sia glorificato. E sono co-protagonista di questo film, dove il protagonista è Giancarlo Gommare, ci sarà per l'appunto anche Gianmarco Saurino e Edoardo Valdarnini, per la regia di Matteo Pilati, Alessandro Guida. È un'opera prima, l'abbiamo presentata all'Overs Film Festival, ci ha invitato Vladimir Luxuria, è stata un'esperienza pazzesca, sala piena, lacrime, applausi, ormoni. Senti, a proposito di ormoni, io ti ho vista, e non solo io, in tanti ti abbiamo vista, in un siparietto, diciamo così, molto molto bello con Sandra Milo. Sì, certo! Mi puoi raccontare, ti prego, la tua esperienza con questa veramente icona anche, no, del nostro cinema? Tra l'altro da poco ha ricevuto anche il Davide di Donatello, lei. Poi ha fatto il video con me, perché tutti poi si vogliono punire e vogliono lavorare con me dopo aver insomma raggiunto i picchi, per sentirsi umili, capito? E guarda, Sandra io l'ho conosciuta l'anno scorso, perché io ho fatto la parodia di Temptation Island per il CCN della scorsa stagione, e lei mi ha scritto, insomma, a un certo punto mi arriva questo audio e dico: non ci credo. Lei: ah, sei fantastica. E dico: no, non è possibile che Sandra Milo proprio a me. E poi l'abbiamo, insomma, passato il momento hard del lockdown, l'abbiamo invitata a pranzo con sua figlia e le abbiamo detto: senti Sandra, io voglio fare uno sketch con te. Assolutamente. Lei ha accettato senza colpo ferire e abbiamo fatto questo sketch pazzesco dove lei mi ruba il fidanzato, e poi mi ruba il fidanzato, una cosa terribile. E poi è il tuo fidanzato vero, tra l'altro. È il mio fidanzato vero, non è un attore. No. Ai ragazzi, ma ora partono le corna. Ma no, lo so, ma tu sei, no, ti senti anche un po' il simbolo della resilienza? Ma per carità di Dio, ma le parolacce non vi permettete alle 10:04.
esatto, di mattina, no? Siccome prima fuori onda parlavamo un po', insomma, uomo, beh, donna, questo rapporto sempre abbastanza controverso, chi comanda chi, che poi non comanda assolutamente nessuno, però tu sfrutti il tuo fidanzato, abbiamo saputo dalle cronache, perché fare comunque, i lavori di casa, immagino, no, a parte quello, comunque è la tua fonte di ispirazione per alcuni sketch. Ora, perché lo devi, sì, lo devi ridurre a questo ruolo? Ma guarda che io le persone non le riduco, io le persone le esalto, le persone, ecco, che sono all'interno dei miei monologhi e delle mie cose, anche quando io sembra che ne parli male, sto costruendo intorno a loro una grande opera artistica, perché io sono le ore a pensare a loro, a pensare a come inserirli, cioè io proprio, è il dedicare del tempo, quindi per me sono solo fonte di ispirazione. E tu entri nel mito quando entri in un monologo della Giro, cioè non scherziamo, ragazzi. No, in principio con questa scusa lei non cucina, certo, e lo porta all'IKEA. Io non ho nulla. Nulla, fa tutto lui. Senti, dopo aver avuto una carriera brillante fatta di davvero tanta TV, teatro e è finita. Cinema. No, che è finita. Speriamo di no, Michela, dai. Sei ancora giovane, quindi hai ancora tempo per esprimerti in altri livelli. Ma no, hai voluto in qualche maniera anche occupare un altro settore che quello da... Fa le corna ogni volta che dici qualcosa. Beh, ragazzi, ma molto. Hai voluto buttarti nel mondo della musica, non contenta, voglio dire. Già, no, esattamente. Io, sì. Insomma, di mignottone pazzo, due parole le spenderei, sì, come nasce questa idea. Ma due parole, mignottone pazzo, basta. Ma guarda, mignottone pazzo nasce da un momento di dolore. Io a un certo punto, essendo stata lasciata poco prima del lockdown, in cui mi sono ritrovata non solo lasciata, ma anche completamente da sola in una casa dove, sapete, io non faccio nulla, quindi mi sono ritrovata a fare delle cose assurde tipo pulire o fare la spesa. E a un certo punto mi sono detta, ma io come posso fare per soffrire con dignità? Lo dico a tutti, quindi inizio a fare quelle cose che un po' smarmellano, sparigliano le carte, no? Del tipo stories così, col sottofondo di serie nere, mascaracolato, poi storie con scollatura, va tutto bene, va benissimo, così per farmi notare ma non farmi notare, che è stata una cosa assolutamente fallimentare, perché non è uno poi dice, oh, fammi andare a vedere che cosa sta a fare la mia ex, ma io me la devo riprendere, cioè, capito? Quindi è stata un po' così. Ed è uscito questo verso di Mignottone Pazzo, che io ho fatto a LOL, ma poi Amazon Prime Video, sempre Gloria, praticamente mi ha chiesto di inciderla. Ah. E tu hai accettato, voglio dire, non hai avuto nulla da ridire, hai visto subito la strada per il successo, per la leggenda. Io sono molto umile, ho detto, ma io non so cantare, ma va, mi butto, tanto oggi le competenze non servono a niente in questo paese. Quindi non vedo che io dovessi. Quindi ti manca un libro e siamo a posto. C'è anche quello in cantiere. Infatti due. Attenzione, due. Se voi siete ignoranti, però non è colpa nostra. Si chiama Francia, perché sono pubblicate in inglese. Michela si chiama Thea, storia quasi vera della figlia di Dio di Harper Collins, e l'altro è un racconto all'interno di altri di Manifesto con Fandango. Oh, bene, quindi recuperate anche la parte letteraria di Michela. Michela, la prossima data invece dove potremo vederti dal vivo, perché rimane pochissimo tempo, invece vorrei darlo. 30 giugno al Magnoli a Milano. Oh, ti aspettiamo, allora. Grande. Veniamo. Riparte il tour della Giro, prima data 30 giugno al Magnolia di Milano, quindi affrettatevi. Alla Toscana. Insomma, tutto un tour da seguire. Per il Michela... Magnoli ha due accrediti, è Max e Tobia, grazie. Sì, vi aspetta al varco lei. Ciao, grazie Michela. Grazie. Ciao.